Giorno 27 inizio l'università. E l'università non è come la scuola superiore. Quindi lo zaino dell'università non sarà come lo zaino della scuola superiore. Ed ecco perché nel video di oggi faremo un What's on my bag University Edition. E voi mi dovrete aiutare, ok? Sarà una collaborazione. Cioè io vi dico cosa vorrei portare, voi mi dite se secondo voi ha senso, se sto dimenticando qualcosa. Dovete aiutarmi. Ma buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Gaia e questo è il mio canale. Nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a fare un What's on my bag. Appunto c'è questa cosa speciale quest'anno perché è per l'università. Però chiaramente se andate al liceo, se andate alle elementari, eccetera eccetera, potrete guardare questo video tranquillamente, perché alla fine le cose base sono sempre le stesse, poi cambiano alcune cose che adesso vedremo insieme. Io direi di iniziare facendovi vedere il mio zaino. Oggi ho deciso di fare tipo una doppia inquadratura, quindi adesso vi metto nell'inquadratura dello zaino. Questo qui è il mio zainetto, stupendo, vi giuro, ha 3000 tasche, 3000 cose pazzerelle, 3000 scompartimenti, 3000 cinghie, 3000 cose, perché io ho l'ansia che mi derubino. Infatti ho sia questo zaino che mi è stato regalato recentemente dai miei parenti, sia quello di Clues, che amo tantissimo, e infatti li utilizzerò entrambi, però penso che per l'università, per spostarmi sui mezzi, eccetera, eccetera, opterò per questo qui perché mi sembra più sicuro. In primis voglio darvi un in bocca al lupo perché so che molti di voi a breve inizieranno la scuola, dovete stare tranquilli, che sia l'elementare, che siano le medie, che siano le superiori, state tranquilli. Sul canale trovate tantissimi video dove parlo delle mie esperienze alla scuola media, mi sembra, e alla scuola superiore, se non sbaglio. Vi ho parlato un po' di tutto, vi ho parlato del mio esame in maturità, del mio esame in terza media, del mio primo giorno nelle superiori, quindi se volete un po' tranquillizzarvi guardatevi quei video, perché fidatevi, ci sono consigli molto utili per chi inizierà un nuovo percorso. Però state sereni, ricordatevi sempre che la scuola è importante, ma non è tutto, che voi siete delle persone a 360 gradi, non dovete soltanto pensare di essere un voto, oppure se sono un 9, no, sono un 6, no, sono un 5, state rilassati, sono soltanto voti, voi impegnatevi per voi stessi e non per il voto, ve lo dico sempre perché so che molta gente, e in primis io in passato, si fa destabilizzare dal voto che gli viene appioppato in testa. Quindi ricordatevi sempre che siete molto, ma molto, ma molto di più di quel voto lì. Adesso andiamo però, finiamola con questo momento motivazionale, anche se sono parole in cui credo pienamente, e spostiamoci invece a vedere cosa metterò all'interno del mio zaino universitario. Ho deciso di dividere il video in cose elettroniche e cose non elettroniche, perché letteralmente il mio zaino sarà formato quasi il 50% da cose elettroniche. Questo perché da quando l'anno scorso ho comprato l'iPad, alle scuole superiori ho portato l'iPad, cioè tipo il quinto anno l'ho fatto tutto con l'iPad, e quindi sicuramente lo utilizzerò anche per l'università, perché è davvero molto comodo, molto utile, soprattutto per i PDF, anche per prendere appunti è super comodo. Però adesso vi parlerò dei pro e dei contro. Eccolo qui, io ho preso l'iPad l'iPad Pro del 2021, se non sbaglio 11 pollici, se non sbaglio, comunque non la misura più grande, quella prima, e mi sono trovata davvero benissimo. Però come vi ho detto ho anche dei contro. Questo qua è il mio iPadino, qui c'è l'Apple Pencil, io vi consiglio di acquistarlo se siete le persone che amano prendere appunti, diciamo, scrivendo, però dovete sapere che prendere appunti con l'iPad è più stancante rispetto a prendere appunti sulla carta, secondo me, o almeno per come sono fatta io, vedo che il mio sguardo, la mia mente si stanca molto più facilmente avendo davanti a sé non un foglio di carta, ma un dispositivo illuminato che si illumina, che produce luce e che stanca i miei occhi. Infatti avrò anche degli occhiali appositi per utilizzare l'iPad, che utilizzo anche con il PC e tutto. Sul mio iPad inoltre c'è anche un'applicazione che è anche lo sponsor di questo video, quindi ne approfitto così ve ne parlo già adesso. È uno sponsor che conoscete tantissimo perché ve ne ho parlato una miriade di volte, perché ci troviamo benissimo a lavorare insieme e voi super apprezzate questo servizio. Sto parlando chiaramente di Letyshop, che per chi non lo sapesse è un'applicazione di cashback. Ho anche un'estensione browser per chi ama fare acquisti dal PC. Cosa significa applicazione di cashback? Semplicemente è un'applicazione che vi permette di risparmiare ogni qualvolta che voi comprate qualcosa. Cioè, scaricando la loro applicazione vi ritroverete avanti a voi questa lista infinita di negozi online, e accanto ai nomi dei negozi vedete che c'è una percentuale. Questa qui è la percentuale di cashback che vi ritornerà indietro, quindi facendo un ordine
tramite l'Etishop la percentuale sopra indicata vi sarà rimborsata nel giro di 30 giorni sulla vostra carta di credito o PayPal. L'Etishop lavora con più di 2000 negozi online, quindi è davvero impossibile trovare un e-commerce o trovare uno shop online che non sia sull'Etishop. Ed inoltre c'è anche un sito che io amo, che è Libraccio. Infatti con Libraccio potrete acquistare non solo libri, romanzi, gialli, eccetera, eccetera, ma anche libri proprio scolastici, usati e anche nuovi. E con l'Etishop risparmierete ancora di più perché una percentuale del vostro ordine vi ritornerà indietro. Quindi se ancora non avete acquistato i vostri libri scolastici e volete risparmiare un po', vi consiglio di scaricare dal link in descrizione l'applicazione di Letyshop e di fare il vostro ordine su Libraccio, ma anche su tutti gli altri negozi che ci sono, ne troverete una miriade. Con Letyshop in questo modo risparmierete. Ma adesso iniziamo, quindi l'iPad lo porterò con me, però da quest'anno ho deciso di non portare soltanto l'iPad con me, ma anche i quaderni. Questo perché l'anno scorso portavo solamente l'iPad in pratica, tranne proprio casi rari, e mi distraevo molto. Perché? Lo devo ammettere, professori, lo sto ammettendo, mi distraevo. Perché? Perché iniziavo a prendere appunti, poi collegavo l'iPad a internet del cellulare, mi arrivavano le notifiche e mi perdevo. Quindi ho deciso di ovviare a questo problema portandomi sia l'iPad sia i quadernetti. Ad esempio, al momento ho preso questo, io li utilizzerò quasi tutti con gli anelli perché li preferisco, ho deciso li porto entrambi, così in uno prendo gli appunti per un po', appena capisco che sto perdendo la concentrazione o che magari mi inizio a stancare, continuo con il quadernetto. Penso che questa sia un'ottima combo per prendere appunti senza stancarmi troppo lo sguardo. Quindi andiamo a mettere le prime due cose all'interno del nostro zainetto. Lo zaino ha ancora l'etichetta perché non l'ho ancora utilizzato per uscire, però vi giuro è spaziale. Qua andiamo a mettere l'iPad. C'ha tantissime tasche. C'è anche una tasca per il PC, in realtà l'iPad potrei metterlo in questa tasca, infatti andiamolo a mettere dietro. Lo vado a mettere in questa tasca che è più nascosta e anche più protetta. Continuiamo con i dispositivi elettronici, infatti ho deciso di portare con me anche il mio computer, ora lo vado a prendere perché l'ho dimenticato in cucina. Eccomi ritornata con il computer, io ho questo qui che è un Mac del 2017, non lo porterò con me giornalmente ma soltanto quando rimarrò in università per più tempo e quindi magari mi servirà per rispondere a delle mail o per lavorare a dei progetti ai quali non posso lavorare dall'iPad, perché io moltissime volte riesco a sostituire alla perfezione il computer utilizzando l'iPad, anche perché adesso vi faccio vedere due cose che forse porterò con me magari per evitare di portare sempre il PC. Principalmente quello che faccio sul computer è rispondere alle mail, perché preferisco scrivere sulla tastiera fisica rispetto alla tastiera dell'iPad, ed inoltre magari lavorare a qualche progetto che magari non è ottimizzato bene per l'iPad, però niente di troppo eccessivo, gli appunti preferisco sempre prenderli scrivendo, quindi mi sa che sarà utilizzato poco per l'università e molto di più a casa, anche perché questo, essendo il 2017, tiene un po' poco la batteria secondo me, mentre l'iPad la tiene molto di più e vorrei evitare di stare sempre lì o magari a doverlo mettere in carica, quindi lui lo porterò, però non sempre, soltanto in casi eccezionali, secondo me va bene così. Lo metto all'interno dello zaino e vi faccio vedere invece due accessori dell'iPad che potrei portare con me per evitare il computer quasi definitivamente. Il computer lo andiamo a mettere qua. Gli accessori di cui vi stavo parlando sono loro due, sono un mouse Bluetooth ed una tastiera Bluetooth che tengono tantissimo la batteria e che mi sono trovata a utilizzare quando non potevo portare con me ad esempio il computer, portavo con me loro, li collegavo all'iPad e funzionano che è una meraviglia davvero, quindi mi sono trovata bene, sono della Logitech, avevo lavorato con loro un po' di tempo fa e me li avevano inviati, ma devo dire che non li utilizzo ogni giorno perché appunto ho sempre il PC magari portato in mano, però mi hanno salvato in alcuni casi in cui non potevo proprio portare il computer, magari per la grandezza dello zaino oppure anche per la paura che il computer si spacchi, si rompa, mentre nell'iPad c'è la custodia, nel computer ancora non ho messo una cavolo di custodia dopo 1000 anni, quindi ho un po' di ansietta, non voglio che si rompa, non mi interessa che del 2017 poteva pure essere del paleolitico, le cose mie non si devono rompere, fine. Quindi loro due potrei portarle con me, però sicuramente non sarà una cosa giornaliera, ma andiamole a mettere nello zaino. Queste direi di metterle, non lo so, ma io direi anche... No, andiamo a metterle nella tasca principale, tipo qua. Così. Ci sta.
Ho già visto il programma delle mie lezioni e capiterà raramente di avere lezioni sia di mattina sia di pomeriggio, però magari potrebbero esserci dei giorni in cui dopo l'università, dopo la lezione universitaria, prendo la decisione di rimanere in università per studiare o per lavorare a delle cose e andare via un po' dopo. Quindi durante quei giorni porterò sicuramente con me delle cuffie. Io non so se portare queste oppure loro, quelle con il filo classiche. I pro delle cuffie Bluetooth come queste sono che le puoi collegare a tutti i dispositivi, quindi non dovrei comprare un adattatore per collegarle al PC o all'iPad, mentre il pro di queste è che sono minuscole. E soprattutto che puoi tenerle per ore e ore e ore, non daranno mai fastidio alle orecchie, almeno a me non danno mai fastidio queste cuffiette con il filo, mentre loro dopo un'oretta così mi iniziano a schiacciare e mi dà fastidio. Loro le avevo prese su Shane, quindi magari è per questo, magari ci sono anche delle cuffie Bluetooth così che non danno fastidio neanche dopo 3000 ore, in tal caso fatemelo sapere nei commenti che ci faccio un pensierino, però inizialmente mi sa che testerò loro, al massimo compro un adattatore per l'entrata USB-C del computer e dell'iPad. Io nel dubbio vado a metterle entrambe. Loro le mettiamo qua, invece queste cuffiette più piccole io direi di metterle all'interno del taschino. Anche questo super spazioso, ma soprattutto ha pure delle mini tasche all'interno della tasca. L'ultima cosa che porterò con me, oltre a cavi e cavetti ovviamente, oltre al cellulare, è il caricatore portatile per il cellulare e per l'iPad, perché il computer non penso si riesca a caricare col caricatore, cioè con questo qui portatile. Io lui l'avevo preso su Amazon, pesa tantissimo, però vi giuro mi trovo super bene perché carica un sacco di volte, ha una carica, boh, non so come farvi vedere, però qua ci sono tipo 4 pallini, 5 pallini. Magari vi lascio qua, se siete degli esperti o se ci capite qualcosa, bloccate il video, leggete quali sono le info e capite all'incirca la potenza. Io ho dimenticato i 5 anni di liceo scientifico il giorno dell'esame, ok? Fine, fine. Però lui mi salva la vita, quindi lo metto là. Lo metto qui che c'è una mini tasca. Ok, lo metto in questa mini tasca. Abbiamo finito con le cose elettroniche, dedichiamoci alle ultime cosine che sono rimaste non elettroniche. Abbiamo sicuramente la mucchina, perché non voglio malattie, e perché poi è bellissima, perché io ho questa mucchina mini, vi giuro, da anni, e la riempio ogni volta, perché è bellissima, è proprio mini, guardate, proprio mini, troppo mini. Sono troppo mini, sono troppo mini! Poi abbiamo il mio portafoglio, che è questo qui, molto carino. Me l'avevano inviato tempo fa, ma vi giuro mi trovo benissimo, lo amo. Ho anche un portafoglio più grande, però per ogni giorno preferisco questo perché è super comodo. E qua c'è pure questa cosa che fa uscire le carte in questo modo. Spero non si siano lette info. Poi abbiamo sicuramente l'astuccio, che porterò con me praticamente soltanto il primo giorno in scuola, palesemente, dopodiché porterò una bella penna nera, questa qui. Dopodiché porterò soltanto questa bellissima penna nera perché ci basta e ci avanza. Di tutte le cose che vi sto nominando, se trovo delle copie, se trovo delle cose simili o se trovo i link proprio dei prodotti, ve li lascio in descrizione, quindi andate a dare un'occhiata perché in caso ve li linko. Questo sarà messo sulla scrivania della mia bellissima cameretta e rimarrà lì per fare tutte le mie cose colorate, perché io in casa utilizzo tantissimo la cartoleria, mentre a scuola pochissimo. Utilizzo una penna nera e poi rubo un po' di qua in giro, un po' di qua, un po' di là, rubo una gomma, rubo una matitina. Rubo significa che poi te la ridò, giusto? Mani in alto, non commetto furti. Io direi di metterle anche loro in questa taschina un po' più piccola. Vedete, ci siamo. E vabbè, inutile metterci tutto perché tanto non lo porterò mai nella vita, quindi metterò soltanto una bellissima penna nera qua sotto. Andiamo con le ultime due cose che sono tutte e due nell'ambito food, nell'ambito, non proprio food, nell'ambito... Una la porterò ogni giorno perché altrimenti... L'altra invece la porterò quando ce ne sarà bisogno. La cosa che porterò ogni giorno è l'acqua. Io in questo momento ho questa borraccetta che mi aveva mandato American Uncle ed è super figa perché è tipo thermos e qua c'è tipo il beccuccio, no? Bellissima. E quindi magari porterò questa perché mi trovo molto bene soprattutto per i primi periodi, ma anche per l'inverno perché ci metto magari qualcosa di caldo e sono lì così che me la bevo. E sicuramente la porterò. Bellissima. La seconda cosa che porterò, che invece non porterò ogni giorno, è questo. E non so se si capisce, ma è un contenitore di cibo molto figo. Guardate che bello, anche la sezione per contenere le posate. In questo momento c'è un cucchiaio e due bacchette, perché il kit usciva così, ma io le bacchette mi sa che le sostituisco con una bella forchettina, perché non sono buona manco a mangiare con la forchetta, figuriamoci con le bacchette. A cosa vi servirà questa cosa qui? Diciamo che è abbastanza esplicativo, in quanto magari alcuni giorni potrei rimanere in università per pranzare. Non ha senso mangiare sempre panini, non ha senso mangiare sempre dalle macchinette, dobbiamo essere brave persone, dobbiamo mangiare bene, dobbiamo tenere la nostra salute, se no ritorniamo che siamo un Big Mac. E
quindi ho pensato di portarmi lui. L'avevo ordinato un po' di tempo fa su Shein, apposta per gli university, per l'università, e quindi adesso lo vado ad utilizzare. È fighissimo perché è rosa, super cute. Qua ha due parti dove si può mettere il cibo. E dopodiché qua ci sono le posatine. Secondo me è carino. È abbastanza grande come contenitore, quindi non è detto che effettivamente porterò questo ogni volta. Magari quando avrò un po' più di cose da portare le metterò qui. O magari potrei utilizzare una semplice vaschettina di quelle con il tappo, quando magari porto soltanto qualcosina, perché so che sto poco, o per merenda. Non ve lo dico, ma è una cosa proprio di base. Avrò sempre delle briochine nello zaino, perché io al liceo molte volte ero tipo senza cibo e quindi morivo di fame. Questa cosa non accadrà più, anche perché al liceo poi potevo rubarle ai miei amici le merende, no? Non si dice rubare, prendere in prestito. Potevo prenderle in prestito ai miei amici un pezzettino delle merende quando non c'era il Covid. E invece all'università, diciamo che presentarsi ai nuovi colleghi dicendogli scusi, mi puoi dare una patatina? È un pochino troppo eccessivo, quindi porterò sempre con me delle briochine. Magari non proprio sempre delle briochine, magari un po' le noci. Le noci, raga. Gaia salutare, Gaia che si scuopana le patatine fritte e poi va all'università con le noci. Troppo io. Questo qua è tutto, questo è tutto quello che porterò all'università. Andiamo a posare anche queste due cose nello zaino. Pensavo di mettere lui qua sperando che ci entri, ma penso proprio di sì. Sì, ci entra, ci entrano anche tantissime altre cose, tipo l'ombrello, perché a Milano piove. Tipo l'ombrello, sempre piove, quindi qua ci mettiamo il coso per il cibo. E anche l'ombrello, evidentemente, possiamo metterlo qua oppure qua, che è ancora meglio. E poi qua mettiamo la borraccia. Dall'altro lato c'è una tasca identica a questa dove potrei mettere appunto l'ombrello. Qua c'è pure un cavo per caricare il telefono, cose pazze, vi giuro. Andiamo a chiudere lo zaino. Ah vabbè, non ci dimentichiamo le chiavi di casa, che ovviamente poi saranno cambiate perché sono in una nuova casa. Cioè aggiungerò una chiave. Andiamo a chiudere qui. Questo zaino comunque è di Carpisa e lui è lo zainetto. Come vedete ha tantissime cose, tantissime. Questo qua serve per metterlo tipo nella valigia. Poi qua questo gancetto per non farsi rubare lo zaino. Poi qua c'è questo moschettone con una password, vi giuro, super bello. E questo è quanto. Ovviamente non ho nominato una cosa semplicemente perché non l'ho trovata a casa mia. Sicuramente ci sono, però non ho cercato bene. I fazzolettini, porterò anche con me dei fazzolettini o delle salviettine. Non lo so, vedremo, sarò una ragazza indipendente. Io, vedete che raga, io tra 11 giorni io mi trasferisco. Tra 11 giorni io mi trasferisco. Tra 11 giorni io mi trasferisco. Morta, vi giuro morta. Ditemi cosa porterete voi nel vostro zaino e fatemi sapere se secondo voi ho detto tutto o manca qualcosa. Soprattutto fatemi sapere se manca qualcosa così l'aggiungo. E nulla, io ringrazio Letyshop per aver sponsorizzato questo video e vi invito assolutamente a scaricare la loro applicazione oppure la loro estensione browser dai link che trovate nella descrizione, perché è un servizio super valido di cui potete assolutamente fidarvi, perché io in primis ho acquistato con Letyshop, con le mie credenziali, con la mia carta di credito e tutto quanto, quindi l'ho provato in primis io il servizio prima di consigliarvelo e andate assolutamente tranquilli perché è super affidabile. E nulla, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se vi piace su TikTok, noi ci vediamo al prossimo video. Tra 11 giorni me ne vado, tra 11 giorni me ne vado.